elaboreremo una proposta, abbiamo già avanzato chiari quali sono i nostri obiettivi, che sono gli stessi obiettivi che sono emersi sul piano nazionale con la manifestazione del 18 e del 19 ottobre a Roma, e sono obiettivi che ovviamente non si sono esauriti e non sono stati accolti dopo quell'iniziativa, per cui i percorsi di lotta continuano sui territori e comunque a livello nazionale. Quindi, che problema c'è a livello abitativo a Bologna? Ce lo puoi sintetizzare? Sintetizzarlo è difficilissimo, posso darvi dei dati. 900 sfratti esecutivi nel 2013 per morosità incolpevole, il che significa cittadini che hanno perso il lavoro, che sono in cassa integrazione e non possono più affrontare i costi forsennati del mercato dell'abitazione sulla città. 40.000 persone in disagio abitativo, che significa convivenze ipernumerose forzate, dopo la prima apertura del bando, che quest'anno è stato informatizzato e che quindi ha visto una notevole riduzione delle domande, abbiamo circa 6.000 domande a fronte di 400 assegnazioni all'anno, e adesso tra qualche mese, quando il bando si raddoppierà, queste domande raddoppieranno, ma non raddoppieranno le assegnazioni. Io mi chiamo Ali, sono dal Marocco e io sono abitato nel comune di Anzola per 11 anni nello stesso appartamento. Io pago quasi 750 euro per 11 anni. Mia moglie è stata malata e ha perso il lavoro. Adesso mia moglie non cammina bene. E io sono stato in fabbrica così un giorno, solo così una volta sono andato a lavoro, ho trovato lavoro chiuso, andato al CGL così per trovare una soluzione. E così io non riuscirei a pagare l'affitto. E mi ha fatto sfratto, sono andato al comune per trovare una soluzione. Il comune mi dice per il momento non c'è più le case. La mia famiglia adesso con me, solo così giriamo. Almeno qua c'è un posto per dormire, non è come stazioni. Hanno licenziato tutti i lavoratori del Granarolo e dopo hanno messo tutti i lavoratori in cassa integrazione. Il proprietario di casa stasera mi ha detto che fino a lunedì dobbiamo lasciare la casa. Ma dove ci vado io con i miei amici? Siamo tre lavoratori di Granarolo, abitiamo alla stessa casa. Come possiamo fare? Da quanto sei in Italia? Sono qua in Italia da 2005. Sempre lavorato? Sì, sempre l'ho lavorato prima nero e dopo, quando ho fatto la regola, ho preso il permesso di soggiorno e lavorato regolare. Però quando ho lavorato regolare è difficile a vivere in questo, meglio che lavora nero, sai. Per quello, quando siamo fuori senza soldi, stiamo soffrendo, tutti, non sto parlando per me, però parlo per tutti i lavoratori di Granarolo. Perché quello che io sto soffrendo adesso, però tutti i lavoratori, anche loro, stanno soffrendo per il momento.